i do Il profeta Geremia è stato chiamato dal Signore in un momento tragico della vita di Israele e ha vissuto nella propria esperienza personale il dramma della fine di Gerusalemme. Ha vissuto l'esperienza spirituale della morte e della risurrezione, non come un tema teologico su cui riflettere, ma ne ha fatto proprio l'esperienza sulla sua pelle. Geremia ha vissuto in quegli ultimi vent'anni della storia di Gerusalemme il dramma della fine ed è morto lui stesso, non fisicamente, ma la sua personalità ha subito dei traumi atroci, al punto da perdere ogni possibilità di umana speranza. Come ha scritto egli stesso, nella prima pagina del suo libro, il Signore gli aveva dato fin dall'inizio l'incarico di demolitore. Doveva abbattere l'albero, doveva demolire la casa. Ma gli era anche stato detto fin dall'inizio, sua missione sarebbe stata pure quella di ripiantare l'albero, di ricostruire la casa. Il profeta si presentò quindi al popolo dapprima come un predicatore di penitenza, offrendo al popolo e ai capi della città la possibilità di salvezza se ci fosse stato un autentico pentimento, un cambiamento concreto di vita, una adesione all'alleanza. Negli anni in cui Geremia era bambino era stata scoperta la legge. Il rotolo dell'alleanza era stato trovato nel Tempio, ne era nato un movimento spirituale che segnola giovinezza di Geremia, il quale con entusiasmo ascoltò quella parola, se ne nutrì e poi col coraggio del giovane mandato da Dio cominciò a parlare ai suoi contemporanei, ma non fu ascoltato. Molte volte in quei vent'anni Geremia dovette dire delle cose sgradite, soprattutto l'impostazione era politica, faceva paura l'impero babilonese che teneva sottomesso il piccolo regno di Giuda. Qualcuno a Gerusalemme si illudeva di poter fare la guerra contro i babilonesi, certamente non con le proprie forze. Speravano infatti in un appoggio dell'esercito egiziano. Geremia era decisamente contrario all'alleanza con l'Egitto, soprattutto era contrario a queste manie di indipendenza di rivincita, di orgoglio nazionalista, contestava questa pretesa di fare la guerra contro i Babilonesi in nome di Dio per avere la libertà che il Signore avrebbe garantito. Geremia era mandato a dire una parola sgradita, sembrava ai suoi contemporanei che il Signore li avrebbe sicuramente liberati e avrebbe ristabilito le sorti gloriose del popolo. Geremia invece continuava a predicare la necessità di una sottomissione, di una penitenza di chi riconosce il proprio errore e accetta quella condizione di sottomissione. Geremia parlava dei babilonesi come di un bastone nelle mani di Dio, utilizzato per bastonare Israele peccatore. Ed era giusto, diceva, prendere quelle bastonate e farle servire per la conversione, non ribellarsi. Geremia sembrò un disfattista. Venne accusato di non avere fede, di non fidarsi nel Signore. Venne incarcerato, condannato a morte, gettato in una cisterna e lasciato morire di fame. Fu tirato fuori in extremis da uno straniero, che ebbe compassione di lui. Fu custodito nell'atrio della prigione fino al giorno in cui effettivamente, come egli aveva detto, Gerusalemme cadde e tutto finì. Eppure, proprio in quell'ultima fase, nel momento più nero, quando Gerusalemme era assediata, mancava il pane, il popolo demoralizzato vedeva imminente la fine atroce, senza nessuna via di scampo, il profeta Geremia annuncia una novità, annuncia che non è tutto finito. Proprio nel momento peggiore della morte, il profeta diventa annunciatore della vita, di una nuova vita, di una risurrezione. Sta piantando l'albero come seme che germoglia una pianta nuova. Al centro del libro di Geremia troviamo infatti alcuni capitoli chiamati Libro della Consolazione. Il profeta consola il suo popolo, non dicendo semplicemente parole di circostanza, ma portando una promessa di Dio, di novità. Ed è al capitolo 31 del libro di Geremia che troviamo un testo fondamentale, la pagina biblica in cui più esplicitamente si annuncia la nuova alleanza. L'Antico Testamento attraverso Geremia annuncia il nuovo testamento. Leggiamo questa pagina di consolazione, di grande promessa. Al capitolo 31, a partire dal versetto 31. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto. Alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi il loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro. La scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo, conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande oracolo del Signore perché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato questa grande promessa di rinnovamento dell'alleanza sgorga dal cuore e dall'intelligenza di Geremia in un momento in cui sembra tutto finito. Il profeta ha la capacità di andare oltre la situazione del momento. Non si accontenta di annunciare una ricostruzione di Gerusalemme, di una riconquista della terra, di un ritorno del popolo dall'esilio annuncia qualcosa di molto più profondo. Geremia ha sperimentato nella propria esistenza il fallimento dell'antica alleanza, basata sulla legge. Il rapporto fra Dio e il popolo, regolamentato dalle norme scritte sulle tavole di pietra, non era sufficiente, non bastava per il cambiamento del popolo. Geremia ha capito molto bene che non basta dire le regole, insegnare come si deve vivere. Geremia ha capito, e lo ha detto in molti passi poetici del suo testo, che il cuore dell'uomo è insondabile, inconoscibile, un abisso, un baratro. Come non può cambiare la pelle dell'Etiope, come il leopardo non può cambiare la sua pelliccia. Così Israele non può smettere di fare il male. Non c'è niente da fare, dice. Il cuore dell'uomo è inclinato al male e farà il male. Che Dio gli abbia dato la legge serve a poco, non serve all'essenziale, non ha cambiato il cuore. E in quel dramma in cui il profeta ha la consapevolezza di un fallimento da parte di Dio stesso, nasce l'illuminazione verso la novità. In quella notte oscura c'è la rivelazione di una nuova alleanza. Il profeta Geremia diventa allora testimone di un nuovo rilancio della storia, di un futuro intervento di Dio in cui verranno cambiate le condizioni profonde, non verranno cambiate le regole, non verrà cambiata la legge, stipulato un nuovo contratto, dati nuove disposizioni, no avverrà qualcosa di molto più profondo. L'alleanza nuova comporterà il cambiamento del cuore dell'uomo. Non sarà come l'alleanza conclusa con i padri al Sinai, perché quell'alleanza essi hanno infranto. Ed è un discorso che vale per tutte le generazioni. La rivelazione della legge di Dio non è sufficiente perché l'umanità possa osservarla e metterla in pratica. Non serve neanche la buona volontà, l'impegno. È necessario un intervento creatore di Dio. Quello che potremmo definire la risurrezione nella esperienza di morte del Profeta coincide proprio con la nuova alleanza, cioè con il cambiamento del cuore, la trasformazione della persona. L'alleanza nuova che il Signore promette sarà il momento in cui Dio porrà la legge dentro il popolo. Precisa meglio, la scriverò sul loro cuore. Dall'esterno la legge viene scritta all'interno. Scrivere la legge nel cuore vuol dire inscrivere nel pensiero della persona la mentalità stessa di Dio. Non è questione di dare una norma, ma di formare dall'interno la mentalità in modo tale che la persona possa condividere pienamente quel modo di volere, quel modo di vedere. Quel modo di agire è il cambiamento del cuore, un'alleanza scritta dentro. Allora, solo allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. È una formula di alleanza, di impegno reciproco, di promessa, una specie di vincolo nuziale. Allora, è un annuncio profetico relativo al futuro. Quando il Signore scriverà nel cuore dell'uomo la sua legge, allora potrà essere il popolo di Dio. Ci potrà essere un'autentica e perdurante relazione con il Signore. Non servirà più l'istruzione dall'esterno. Non è questione che uno insegni all'altro che cosa deve fare. L'unica soluzione possibile è la conoscenza personale del Signore. E sappiamo bene che nel linguaggio biblico conoscenza vuol dire esperienza di amore, relazione di affetto. Conoscere il Signore non è possibile studiando un libro di teologia. Quello può servire per dare delle idee, per formare una cultura, ma la conoscenza del Signore è un'esperienza vitale, personale, esistenziale. È un'esperienza del cuore. È un'esperienza dono, non nel senso che io conquisto qualcosa ma riconosco una presenza, incontro colui che mi ha preceduto. Ricordiamo che Geremia ha fatto questa esperienza, di sentirsi conosciuto, amato, consacrato, donato, prima di essere formato, prima di uscire alla luce. È un dono questa conoscenza. Allora, quando ci sarà questa conoscenza autentica, ci sarà la relazione di alleanza. E questa conoscenza vale per tutti, dal più piccolo al più grande. Non è questione di potere, di intelligenza, di capacità, di ruoli. È un'esperienza che vale per tutti e per ciascuno dal più piccolo al più grande. Sarà possibile una conoscenza del genere quando il Signore perdonerà il peccato. Geremia annuncia che la nuova alleanza che il Signore stipulerà in futuro consisterà nel perdono dei peccati dove per perdono non dobbiamo intendere semplicemente la cancellazione di qualcosa che c'è o il lasciar correre passare sopra una situazione di peccato. L'intervento di Dio che perdona è intervento creatore. Dio cambia il cuore del peccatore nel senso che lo rende capace di bene. È quello che un bambino direbbe con un linguaggio semplicissimo e proprio per questo vero far diventare buono il cattivo. Questa è la nuova alleanza. Far diventare buoni i cattivi. Questa è la giustizia che il Signore realizzerà. Geremia stesso annuncia in altre pagine del suo libro, che quando il Signore farà questo intervento decisivo, verrà chiamato Signore nostra giustizia. La nostra giustizia è il Signore, è lui che realizza in noi tutte quelle potenzialità cambia il cuore, fa giustizia, nel senso che rende giusto l'empio. La nuova alleanza promessa da Geremia si compie in Gesù Cristo, si compie nella sua morte e risurrezione. Geremia era andato molto vicino all'immagine stessa del Cristo, con la sua esperienza. Di uomo perseguitato, non creduto, non accettato. Geremia è stato maltrattato in forza della parola di Dio perché diceva qualcosa che non piaceva. Il popolo e le autorità lo hanno insultato, lo hanno gettato via, ma hanno capito, ahimè, troppo tardi, che aveva ragione. E Geremia viene tirato su dalla cisterna e riprende la possibilità di vita. Gerusalemme viene distrutta, ma il profeta è salvo. Il popolo viene deportato, il re ucciso, tutta la corte sterminata. Ma Geremia viene liberato da Nabucodonosor, gli viene fatto dono della vita, nella sua esperienza, ha vissuto il dramma della morte e della risurrezione, di un intervento misterioso di Dio che proprio nella notte più oscura apre le prospettive della vita e della salvezza. È il profeta della nuova alleanza, scritta nel cuore. Questa promessa verrà conservata nei secoli. Fra Geremia e Gesù, Passano sei secoli. E tuttavia la promessa di Dio non è dimenticata. E nel momento giusto, nella pienezza dei tempi, il Signore Gesù compie le profezie, non nel senso che realizza questo o quel particolare, ma va al cuore del problema. La morte e risurrezione di Gesù fonda, realizza, instaura la nuova ed eterna alleanza perché offre la possibilità del cambiamento del cuore. E allora ricordiamo questa grande profezia di Geremia, l'annuncio della nuova alleanza come l'intervento definitivo di Dio, il cambiamento che vale per noi di quella legge nuova scritta nel cuore, in modo tale che noi possiamo essere il suo popolo ed egli possa essere veramente il nostro Dio.